quasi un numero zero l'edizione 2014 della Sartiglia. La Fondazione Sa Sartiglia, oltre a organizzare la giostra equestre, sta diventando il punto di riferimento per chiunque in città voglia proporre un evento o un servizio legato al carnevale oristanese. Fiore all'occhiello è certamente il villaggio Sartiglia, che rivoluziona la manifestazione facendo diventare la Piazza Eleonora una vetrina della giostra equestre. Dalla scuderia nel cortile del Palazzo degli Scoloppi, dove si potranno vedere i segreti del backstage della manifestazione, fino alla cena della Sartiglia. Persino il wifi gratuito, oltre a uno spazio espositivo riservato agli sponsor. Si tratta di un importante allargamento dei contributi per la manifestazione, che quest'anno vivrà per la metà proprio grazie ai privati. Il fine è quello di creare una partecipazione condivisa, che trasformi l'occasione della Sartiglia in una mostra vivente. Un contorno allo spettacolo dove turisti e cittadini possano apprezzare il meglio della città, delle specialità enogastronomiche e della pregiata fattura dell'artigianato oristanese. Il Comune, quando ha istituito la fondazione, non l'ha istituita esclusivamente per curare l'organizzazione della Sartiglia della domenica e del martedì, ma le ha dato come scopo quello di fare Sartiglia 365 giorni all'anno, cioè di curare tutti gli aspetti legati alla Sartiglia, il prima e il dopo. Ovviamente per fare questo la fondazione deve acquisire quell'autorevolezza necessaria perché all'interno della fondazione accedano e siano protagonisti quanti si sono interessati fino adesso di vari momenti della Sartiglia. Quest'anno la guida edita dalla fondazione è ancora più dettagliata, con un'importante mappa a sostegno soprattutto di chi non conosce bene la città, per aiutare tutti a districarsi nel dedalo delle iniziative. Due maxi schermi saranno allestiti nelle piazze principali Eleonora e Roma, dove potranno seguire la manifestazione tutti coloro che non riusciranno a raggiungere i posti in tribuna. Tutto esaurito già per le tribune centrali delle Pariglie, lo spettacolo di acrobazie, mentre ci sono ancora posti acquistabili fino alla mattina della domenica e del martedì per la corsa alla stella. Hotel e strutture ricettive si avviano verso il tutto esaurito, in quella che sembra una timida ripresa dal periodo di crisi. E anche se il meteo prevede un po' di pioggia, la Sartiglia di Oristano non si ferma e tutto è pronto per i festeggiamenti.